Oggi analizziamo un argomento per il quale secondo me ci vorrebbero decenni per coprire tutto quello che vorrei dirvi, ma sono pigro e anche un po' vecchio, per cui spero di usare il mio tempo al meglio in questo video per farvi capire l'importanza di questi alimenti, anche perché trasformano molte persone in una fabbrica di fuochi d'artificio. Oggi parliamo dei legumi. Bentornati su Health Me Food. Nell'addentrarmi nell'argomento di oggi, i legumi, mi sento un po' spaventato, se devo essere sincero, perché secondo me c'è veramente tantissimo da dire e ho paura di dimenticare qualcosa, magari di importante. Se non menziono qualcosa, per favore fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Comunque sui legumi cercherò di fare qualche altro video successivamente, perché è un argomento che trovo molto vasto e molto interessante e spero che sia anche così per voi. In questo primo video parliamo dei legumi in termini di proprietà intrinseche e delle possibili problematiche annesse. Partiamo! I legumi sono, soprattutto per chi come me viene dal sud Italia, un argomento molto affascinante. Li ho mangiati in tutti i modi possibili ed immaginabili e comunque credo di averli mangiati solo nel 5% delle ricette umanamente utilizzabili. Inoltre sono uno di quegli alimenti per i quali sulle confezioni secondo me dovrebbero scrivere tenere vicino alla portata dei bambini, perché sono favolosi per le loro proprietà benefiche e nutritive. Per cui in questo video, assieme a voi, cerco di analizzarli per farvi capire quanto sia importante introdurli nella vostra dieta, meglio se giornalmente. Anche se so che qualcuno si è comunque inventato sul web che facciano male, e se fate una semplice ricerca su Google potete vedere chi questi millantatori siano, ma parleremo anche di questi problemi. Prima di tutto cerchiamo di capire cosa siano i legumi. I legumi vengono identificati essenzialmente in tre modi: favace, leguminose oppure papilionacee. Quelli meglio conosciuti sono i piselli, i fagioli, le fave, i ceci, le lenticchie o anche la soia. Meno conosciute invece utilizzate sono la cicerchia oppure il caiano. Ci sono anche alcuni alberi che fanno parte della famiglia dei legumi come il carrubo, la rubigna o il tamarindo. E se ricordate Aldo, Giovanni e Giacomo sullo sketch degli svizzeri, c'era il ghiacciolo al tamarindo. Cosa molto curiosa che magari molti di voi già sanno, che le arachidi fanno parte dei legumi, ma vengono solitamente menzionate in mezzo alle noci e ai semi oleosi per una questione di praticità, in quanto sono molto simili dal punto di vista nutrizionale appunto alle noci e ai semi oleosi. I legumi si estendono ampiamente in termini di coltivazione in ogni parte del globo. Basti pensare che alcuni di essi possono anche essere coltivati in Groenlandia. Adesso io non so voi, ma in Groenlandia farei fatica a stare anche 5 minuti col freddo che fa. Fate un po' voi. I legumi possono essere consumati sia secchi che freschi. Quelli freschi sono praticamente le piante che non sono ancora giunte a completa maturazione, per cui ancora in una fase giovanile, mentre quelli secchi sono appunto quelli che hanno raggiunto completamente la maturazione. Non so se voi ve lo ricordate, perché magari io non li trovo più in giro, ma quando ero ragazzo mia mamma comprava i piselli freschi e in ogni volta che sbucciava i baccelli, ogni due baccelli che svuotavo, uno stranamente finiva direttamente a essere mangiato sul posto da me. Ci sono evidenti differenze nutrizionali fra i legumi secchi e quelli freschi. Ovviamente quelli freschi avranno un contenuto di acqua maggiore e richiederanno delle cotture molto più veloci. Inoltre la fase di ammollo non sarà necessaria per quanto riguarda i legumi freschi. A proposito di ammollo, perché bisogna farlo? La fase di ammollo è necessaria perché bisogna ammorbidire la parte esterna dei legumi, che sono ricchi di oligosaccaridi che non sono digeribili dalla flora intestinale, però questi vengono invece fermentati dalla flora batterica presente nel colon. Questi oligosaccaridi, che sono praticamente zuccheri composti da più molecole di zuccheri semplici, possono raggiungere massimo una lunghezza di 10 unità di zucchero semplice. Quando questi oligosaccaridi vengono fermentati dai batteri del colon, ci ritroviamo ad avere, anche se volte tanto, la quantità di gas in più rispetto a quando mangiamo altre tipologie di alimenti. Le oligosaccaridi presenti nei legumi e che sono appunto responsabili di questo gonfiore di questi gas sono il raffinosio, lo stacchiosio e il verbascosio. Ora conoscete anche il nome di questi tre fetenti che vi fanno fare i fuochi d'artificio dopo cena. La fase di ammollo è quella che aiuta a eliminare o ridurre tale problema. Inoltre ci aiuta anche ad eliminare il più possibile un altro fetente, chiamiamolo un fetente, l'acido fitico. Questo composto è un antinutriente, cioè una sostanza che inibisce l'assorbimento di altri nutrienti, come ad esempio le vitamine e i sali minerali. Il processo di eliminazione dell'acido fitico viene completato con una lunga cottura
a cui i legumi devono comunque sempre andare incontro, vi ricordo che l'acqua di ammollo va sempre eliminata proprio per mandare via l'acido fitico che è rimasto, diciamo, in soluzione, che si è trasferito dai legumi all'acqua di ammollo. Inoltre, durante la fase di ammollo si innesca la germinazione, o comunque una prima fase di questa, nella quale si forma appunto un enzima che si chiama fitasi e che si occupa di degradare l'acido fitico facendolo passare dai legumi alla soluzione acquosa. Ogni tipologia di legume ha i suoi tempi. Le lenticchie, ad esempio, sono quelle che hanno bisogno di tempi più corti. Il mio consiglio è che, anche se la confezione che comprate vi dica che l'ammollo non sia necessario, non vi costa niente farlo per 1 o 2 ore. Come dicono in inglese, better safe than sorry, meglio essere al sicuro che pentirsene dopo. Eliminando l'acido fitico sarete sicuri che i nutrienti presenti nel pasto saranno assimilati al meglio. Ci sono studi che dimostrano che al diminuire dell'acido fitico aumenta esponenzialmente l'assorbimento dei nutrienti. Inoltre, il suo eccesso provoca danni a lungo termine al nostro organismo. Un link su questo video e anche su altri studi che ho usato per fare questo video li troverete nella descrizione qui sotto. Solitamente, nutrizionalmente, si consiglia sempre di abbinare i cereali integrali ai legumi per completare l'apporto di aminoacidi in modo da averli tutti presenti nel pasto. Ora, io sono concorde con questo, ma in maniera parziale. Se infatti è vero che i legumi siano fonti di proteine, sono anche fonti di carboidrati. Per cui abbinare cereali, come nel caso della famosa squillo di trombe, pasta e fagioli, vuol dire aggiungere alla parte di carboidrati che sono presenti nei legumi anche quella di carboidrati che sono presenti nella pasta. Sia ben chiaro, non sto dicendo che non dovete farlo, ma semplicemente che dovete tenerne conto, sia per quanto riguarda le calorie che andate a ingerire, che per quanto riguarda la quantità di carboidrati che è necessaria giornalmente. Per cui fatevi pure tranquillamente pasta o riso e fagioli se volete, ma abbiate bene in mente su come poi dovete organizzare i pasti successivi per il resto della giornata, in modo da non eccedere e sbilanciare il bilanciamento dei macronutrienti. Una buona idea, secondo me, in questo caso sarebbe di usare delle altre basi proteiche come integrativi. Per esempio, una semplice aggiunta di pesce alla vostra pasta e fagioli per usare meno pasta in termini di quantità potrebbe essere un'idea. Se consideriamo ad esempio un piatto di circa 180 g di porzione, nel primo caso abbiamo 80 g di pasta e circa 100 g di fagioli cannellini. Nel secondo caso abbiamo invece 30 g di pasta, 80 g di fagioli cannellini, a cui aggiungiamo una scatola di tonno al naturale, di quelle piccole, da circa 70 grammi. L'apporto calorico è leggermente più alto per la porzione senza tonno, 211 kcal contro le 191 della porzione col tonno. Però abbiamo la metà dei carboidrati, con 40 grammi per la versione senza tonno, contro i 21 grammi di quella in cui il tonno è presente. Per le proteine, invece, la pasta in cui abbiamo aggiunto il tonno ha 24 grammi di proteine, contro il poco meno di 10 grammi della pasta senza tonno. La quantità di grassi viaggia fra il grammo e 2 e il grammo e 4, per cui possiamo dire che le quantità sono praticamente simili. Ovviamente è solo un esempio, ma volevo semplicemente farvi entrare nell'ottica della cosa. Una dieta bilanciata non è solo quella che guarda al singolo aspetto dell'alimentazione, come in questo caso avere tutti gli aminoacidi abbinando cereali e legumi, ma anche tenendo conto e in considerazione tutto il contesto alimentare dell'intera giornata, dell'intera settimana. Come ho detto diverse volte, non siamo dei silos. Non dobbiamo pensare all'alimentazione come a compartimenti stagni, ma nel suo insieme, che è molto più ampio. Comunque, per ritornare all'argomento legumi, guardiamo alcuni di questi analizzando le loro proprietà nutritive. Qui parlo essenzialmente dei legumi secchi. Prendiamo in analisi ad esempio quelli un po' più utilizzati, anche se mi dispiace non aggiungere a questa lista i fagioli neri che io uso frequentemente per i miei piatti messicani. Qui mi fermo invece alle lenticchie, ai fagioli borlotti, alle fave, ai ceci, ai piselli, alla soia e alle arachidi. La soia la aggiungo perché al giorno d'oggi è molto diffusa, gli arachidi invece perché basta discriminazione, sono legumi e ne parliamo qui. Come vedete nella tabella, in termini calorici sono tutti attorno ai 310-330 kcal per 100 grammi, fatta eccezione per le arachidi che sono invece 590 kcal e la soia che ne ha quasi 390. In termini di proteine sono tutti attorno ai valori simili, circa fra i 23 e i 25 grammi, con la sola eccezione della soia che si avvicina invece intorno ai 40 grammi. Grassi quasi inesistenti, con la sola eccezione della soia, che ne contengono attorno ai 18 grammi, e logicamente nelle arachidi che ne hanno quasi 49 grammi. La sorpresa invece arriva dai carboidrati, dove abbiamo valori per tutti i legumi che spaziano fra i 30 grammi delle fave fino ai 53 grammi di piselli.
La soia è anche qui un'eccezione assieme all'arachidi, con meno di 10 grammi per 100 grammi. Questo è anche uno dei motivi per il quale molti bodybuilders utilizzano il burro di arachidi nelle loro preparazioni, come ad esempio quando a colazione utilizzano i pancake col burro di arachidi. Tante proteine e pochi carboidrati. Discorso importante è quello della fibra, per la quale tutti i legumi sono ricchissimi, soprattutto se li consumate anche col baccello, che appunto li ricopre e che una volta cotto è edibile anche quello. In termini di vitamine, pur essendo un contenitore anche di quelli idrosolubili, ricordate che quelle maggiormente presenti sono quelle del gruppo B. In particolare i folati, che è la cosiddetta vitamina B9, è presente in quantità veramente ragguardevoli, con valori che in molti casi superano il 100% della RDA, della quantità raccomandata giornalmente. Per quanto riguarda le arachidi, questi valori sono attorno al 100% anche per la vitamina B1, B3 e B7. Ricordate che tutto il complesso delle vitamine del gruppo B è veramente molto ma molto importante. Per passare invece ai semi minerali, tutti i legumi sono fonti eccellenti di ferro, che come molti di voi sanno è in una forma meno assorbibile in quanto non eme, ma questo non significa niente, perché basta una spruzzatina di limone nel bicchiere d'acqua che bevete durante il pasto per avere un po' di vitamina C disponibile, o un'insalata di pomodori subito dopo il vostro piatto di legumi per ottimizzare l'assorbimento del ferro. Inoltre anche il magnesio è sempre presente in quantità importanti. La cosa più fantastica è che sono ricchissimi di potassio e molto poveri di sodio. Adesso io non vorrei continuare a sfracassare i vostri zebedei con la solita storia, ma la reputo molto importante. Al giorno d'oggi si consuma molto, troppo sodio, e per ribilanciare il rapporto fra questi due elementi, sodio e potassio, che devono essere presenti nella nostra dieta in giuste quantità e in modo corretto per il corretto funzionamento della pompa sodio-potassio, bisogna starci attenti. Logicamente, se poi preparate il piatto di legumi e caricate i vostri piatti con sale aggiunto, mi avete fatto parlare al vento, così, giusto per dirvelo. Ricordiamo poi oltre che i legumi sono ricchi di rame e di manganese, che sono sempre presenti in quantità importantissime. Molte volte i legumi sono anche sotto la lente di ingrandimento perché qualcuno se ne esce fuori col fatto che non facciano bene, sia per l'acido fitico, come dicevo all'inizio di questo video, che come spiegavo ha un effetto di inibire l'assorbimento di alcuni nutrienti. Altra cosa è che essi conterrebbero degli inibitori delle proteasi e per cui limiterebbero l'assorbimento proteico. Inoltre contengono altre sostanze tipo le saponine. Non so se avete notato, quando lavate i legumi l'acqua di ammollo ha una leggera schiumetta in superficie. Ce ne sono tantissime altre, ma non mi soffermo su tutte. Comunque tutte queste sostanze, volevo ricordarvi, vengono quasi totalmente eliminate dall'ammollo e dalla cottura successiva, per cui non bisogna preoccuparsi. Se si seguono le varie informazioni su come e quanto tenerle a mollo e su come e quanto cuocerle i legumi, non avrete problemi assolutamente. Un paio di note sono necessarie. Prima di tutto, le famose fave e il favismo. Di cosa si tratta? Si tratta di una carenza di un enzima chiamato glucosio 6 fosfato deidrogenasi, che per semplicità qui uso contrarre con la sigla utilizzata normalmente G6PD. Praticamente, a causa di alcune sostanze presenti nelle fave, chiamate di vicina e convicina, alcuni soggetti che sono carenti in questo enzima vanno incontro a una crisi emolitica, cioè i loro globuli rossi vengono distrutti. Non è assolutamente una bella cosa. È da dire che non tutti gli individui che sono carenti della G6PD hanno problematiche nel momento in cui mangiano le fave. La seconda nota di interesse riguarda le lenticchie. Queste qui, in presenza di stati ulcerosi, uricemia, gotta, sono da evitare. Per il resto non dovreste assolutamente preoccuparvi. In caso di patologie particolari, comunque il vostro medico, il vostro dietologo o nutrizionista vi saranno dare le migliori indicazioni su come comportarvi. Per cui i passaggi fondamentali per avere il massimo dei vostri legumi sono sempre un ammollo lungo e una cottura lunga. Mai mangiare legumi croccanti. Non avreste da loro la massima disponibilità nutritiva e trovereste ancora in giro degli antinutrienti. Invece, quali sono da consumare o preferire? Quelli secchi o quelli in scatola? Allora, per quanto mi riguarda, a me non fa nessuna differenza purché li mangiate tante volte a settimana e possibilmente variandoli il più possibile. Intanto cominciate ad aggiungerli alla vostra dieta in maniera progressiva e poi pensate a quali siano i migliori. Un mio consiglio spassionato è quello di prenderli secchi, perché è sicuro che non ci siano eccessi di sale e zucchero aggiunto all'interno delle confezioni. Invece quelli in lattina possono contenere molte sostanze aggiunte, ma un'attenta lettura delle etichette sarà qui ad aiutarvi ad evitare questo problema. Se vi preoccupate poi dell'eventuale rilascio di sostanze tossiche dalla lattina al cibo, l'Unione Europea e la EFSA stanno studiando il problema. I rischi ancora non sono conosciuti in termini di quanto bisfenolo A,
la sostanza incriminata possa o non possa passare nel cibo, soprattutto e in quali quantità, e quali siano le quantità di tossicità. Se come me avete vissuto tanti anni a Milano e a Roma, con tutto l'inquinamento atmosferico che ho preso, il cibo in lattina è sicuramente l'ultimo dei miei problemi. In ogni caso, se avete modo di scegliere e avete tempo di cucinare, sicuramente l'utilizzo dei legumi secchi è la strada da prendere per quanto riguarda il metodo più sicuro e anche salutare e densamente più nutritivo per mangiare i legumi. Per alcuni, tipo le lenticchie, potete anche mangiarli come germogli. Per farlo basterà metterli a mollo per circa 8 o 9 ore in un barattolo di vetro, coperti con un panno di carta o un panno di lino da cucina. Poi scolateli completamente e rimetteteli nel barattolo, di nuovo ricoperti col panno, e sciacquateli un paio di volte al giorno. Quando il germoglio sarà fuori, potete mangiarli. Più il germoglio crescerà e più il sapore cambierà. Sono altamente nutrienti, facili da preparare e soprattutto da digerire. E potete aggiungerli tranquillamente alle vostre insalate, per esempio. Fateci un pensiero. Come sempre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemi sapere lasciandomi un commento qui sotto o inviandomi un'email al mio indirizzo info@healthmefood.com. Risponderò a tutti voi, sempre. Vi ricordo che potete seguire anche solo i miei audio podcast, sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify, in modo da farvi ascoltare i miei contenuti anche attraverso l'uso del solo audio. Così potete fare dell'altro mentre li ascoltate, che ne so, tipo ignorarmi completamente. Vi ricordo come sempre che potete trovarmi anche su tutti i social network, sono presenti su Facebook, su Instagram e su Twitter. Sto cercando di crescere il più possibile su tutti i social in modo da poter portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Per cui condividere questo video sui vari social network è una delle cose che potete fare per aiutarmi a raggiungere questo scopo. Se poi non volete perdervi anche i miei video successivi, vi ricordo che potete fare due cose. Iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche. Non perderete troppo tempo a fare queste due operazioni e vi posso assicurare che in questo modo rimarrete sempre informati sui miei video successivi. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi vi lascio andare, ma mi è rimasta solo da dirvi la cosa più importante, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!